Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di una linea di cui mi avete letteralmente sommersa di domande nei video qui su YouTube, su Instagram, anche su Facebook. Quindi ho deciso, ecco, di mettermi qui e di darvi per prima cosa una piccola recensione di alcuni prodotti, adesso capirete meglio, e successivamente di parlarvi di alcuni nuovi prodotti che sono usciti in questi giorni. In pratica, 2 giorni fa, quando sono stata da Lidl, ho trovato nuovamente l'espositore Hydro Expert by Sien, che praticamente conteneva gli stessi identici prodotti di cui vi ho parlato proprio in un video qualche mese fa. Era precisamente questa. Vi linko il video qui nelle schede perché è molto importante. Se riuscite a vederlo o se lo avete già visto, sicuramente riconoscerete molti dei prodotti di cui vi andrò a parlare adesso, perché in quell'occasione ho acquistato e vi ho anche elencato tutti i prodotti con buon inci. Nello specifico, ho trovato nuovamente la crema viso Hydro Expert Sien Acqua Gel 24 ore idratante per pelli normali. Ho trovato poi la crema gel Hydro Expert 24 ore per pelli secche. Poi abbiamo ancora il gel ialuronico, sempre Hydro Expert, e poi ancora 3 prodotti per la skincare, che sono l'acqua micellare Hydro Expert, il cleansing gel ed infine la cleansing lotion. Inizio a parlarvi naturalmente delle 2 creme viso, ossia l'acqua gel, quella per pelli normali, e la cream gel, quella per pelli secche. Ragazze, entrambe hanno un prezzo di 3,49 euro, come vi ho detto anche nel vecchio video, non l'ho assolutamente acquistate perché non hanno un buon inci. Infatti anche questa volta ho deciso di non prenderle perché comunque contengono dimeticone. Proseguiamo e dal prezzo di 3,99 euro abbiamo il gel all'acido ialuronico, che come potete vedere non mi sono fatta scappare l'occasione ed ho deciso di riacquistare, semplicemente perché l'altra volta mi ero trovata davvero benissimo. Questo gel è uno dei pochi prodotti che avevo già anticipato nel famoso video di questa collezione Hydro Expert ad avere un buon inci. È un gel per tutti i tipi di pelle, con doppio, diciamo, acido ialuronico, per farla breve, ha un inci davvero fatto benissimo. Contiene 30 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi, ma io mi ricordo che utilizzandolo spesso, poi ho avuto anche un problema con questo prodotto, ma ora ne parliamo bene, anzi ho avuto 2 problemi, adesso ne parliamo, mi è durato 1 mese. In realtà i 2 problemi sono stati, primo, che i ladri, perché nel periodo in cui stavo provando questo prodotto e naturalmente lo tenevo nel mio bagno, sono entrati i ladri proprio dalla finestra del bagno e mi hanno rovesciato metà della boccetta di questo acido ialuronico a terra. Hanno proprio, diciamo, rotto uno dei prodotti che mi stava piacendo e che avevo fatto di tutto per cercare di accaparrarmi, e sapete quanto è difficile trovare determinati prodotti da Lidl, però comunque ho continuato ad applicarlo sul viso, l'ho provato e adesso posso darvi una recensione. Allora, io inizialmente provavo questo prodotto da solo sul viso, cioè nel senso facevo qualche pump, perché comunque adesso vi faccio vedere, l'espositore è molto molto carino. Facevo qualche pump e lo mettevo sul viso. L'ho fatto per circa 1 settimana e naturalmente mi ha reso la pelle molto secca, perché essendo un gel ha sempre bisogno successivamente di una vera e propria idratazione, cioè di una crema, diciamo, adatta al proprio tipo di pelle. Continuando ad applicare questo prodotto sempre nello stesso modo, però ragazzi, è successo che mi ha provocato una forte irritazione alla pelle. Allora ho deciso di provarlo in un altro modo e ragazze, cioè è stata una bomba, proprio sinceramente. Praticamente io che facevo? Prendevo questo acido ialuronico. Sì, è proprio identico a quello che avevo acquistato quest'autunno.
ne facevo un pump, lo mettevo insieme alla mia crema viso preferita, lo iniziavo a spalmare su tutto il viso e ragazze, veramente la mia pelle, cioè in quel periodo era davvero rimpolpata, diversissima, cioè nel senso che comunque ho notato degli schiarimenti, dei brufoletti, addirittura nel periodo non del ciclo, meno brufoletti, e io mi sono trovata davvero benissimo. E per questo quando ho visto l'Hydro Expert mi sono fiondata subito, ragazzi, mi sono trovata bene, quindi l'ho riacquistato e ve lo consiglio. Se magari la vostra pelle è meno sensibile della mia, potete provare anche ad applicarlo direttamente sulla pelle. Io mi sento di consigliarvelo perché comunque abbiamo un doppio acido in un siero che costa 4 euro e meglio di così non può essere, ecco. Proseguendo e parlando dei tre prodotti di skincare, ossia acqua micellare, cleansing gel e cleansing lotion, già in quel video vi avevo detto che sia il cleansing gel che il cleansing lotion non è che abbiano proprio un buon inci, sono molto sintetici, però sempre nel famoso video vi avevo detto che avrei voluto acquistare anche un altro prodotto che ha un inci fatto molto bene, ossia l'acqua micellare. L'acqua micellare Hydro Expert ha un prezzo di 1,99 euro e sinceramente per questa volta non mi sono lasciata scappare l'occasione. Si presenta in questo modo, quindi ha il dispenser classico delle acque micellari. Il profumo, ragazzi, è abbastanza buono, forse un pochettino sintetico. La confezione contiene 200 ml di prodotto, ha un po' di 12 mesi. È lavante, naturalmente, e rinfrescante, è per tutti i tipi di pelle e anche qui ho notato che comunque contiene acido ialuronico. Io naturalmente, avendolo preso da pochissimi giorni, non l'ho mai provato. Se magari voi l'avete provato già quest'autunno, fatemi sapere se vi siete trovate bene o meno. Io quindi ho parlato nello specifico di tutti i prodotti che sono stati riproposti appunto da quest'autunno, ma in realtà quando sono andata da Lidl ho trovato, con mia grande sorpresa, perché sinceramente non me lo aspettavo, un nuovo espositore con tre nuovi prodotti Hydro Expert. Un cleansing gel che ha il prezzo di 2,79 euro, un siero per il viso al prezzo di 3,79 euro, ed infine una nuova crema in gel per il viso, anche questa al prezzo di 2,79 euro. La maggior parte di questi nuovi prodotti, anzi in realtà tutti e tre i nuovi prodotti, hanno inci fatti molto molto bene, diciamo che sono sulla scia del siero di prima. Partiamo senza dubbio dal cleansing gel. Il cleansing gel è praticamente questa confezione qui con il dispenser fatto in questo modo, quindi si preme e all'interno troviamo questa soluzione gelatinosa che ha un profumo molto simile anche agli altri prodotti di cui vi ho parlato prima e che praticamente ha il compito di lavare il viso e anche per struccare. Dovrò provare. Io non ho mai provato naturalmente questo prodotto, ho deciso di acquistare questo cleansing gel prima cosa per il prezzo, perché comunque è davvero molto buono, seconda cosa perché contiene acido ialuronico e terza cosa perché ha un inci fatto abbastanza bene, non mi dispiace assolutamente. In realtà inizialmente ero un po' scettica riguardo questa linea all'acido ialuronico, proprio perché ho una pelle sensibile, però il fatto che l'acido ialuronico in gel mi ha portato giovamento alla pelle, ora sono più contenta, ecco, più soddisfatta di provare, ecco, nuovi prodotti. Ancora della linea fa parte anche il siero all'acido ialuronico che naturalmente deve essere applicato prima della propria crema viso preferita o comunque prima di una crema viso sempre di questa collezione tra virgolette, che anche questo siero non ha un inci fatto così male. L'unica cosa che mi ha frenato nell'acquistarlo e anche lasciata un po' perplessa è che fra i
primi ingredienti contiene alcol. Non mi è piaciuto moltissimo, soprattutto in relazione alla mia pelle abbastanza sensibile, quindi nonostante il prezzo ottimo, perché comunque veniva a 3,79€, ho preferito non acquistarle. Mi dispiace moltissimo, altrimenti, sono sincera, avrei preso anche questo. Ho deciso di prendere anche una crema viso. Questa l'ho presa per provarla insieme all'acido ialuronico gel, perché comunque anche in questa crema, che è praticamente in gel, è un moisturizing gel, quindi un gel idratante per il viso, abbiamo un doppio acido ialuronico e è per pelli molto secche. Questa cosa appunto mi ha invogliato ancora di più. Poi ho pensato, è estate, una crema in gel mi può sempre essere utile, soprattutto per non appesantire la pelle quando fa molto caldo. L'INCI, ragazzi, è fatto benissimo. La confezione contiene 50 ml di prodotto. All'interno si presenta in questo modo, quindi proprio una classica, wow, non è male, ha un pavido 12 mesi. Voglio sentire l'odore, è buonissimo ed è praticamente un gel color celestino. Io non vedo letteralmente l'ora di provarla, soprattutto abbinata all'acido ialuronico in gel di cui vi ho parlato. Comunque ragazze, vedendo l'entusiasmo che avete riguardo questi prodotti, ho capito che non sono l'unica che si è trovata bene con la linea Hydro Expert, quindi voglio sapere assolutamente nei commenti quali sono stati i vostri prodotti preferiti della scorsa collezione e se avete acquistato anche qualcosa di nuovo della nuova collezione, se con i nuovi 3 prodotti vi siete trovate bene o meno. Vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!